Di nuovo in diretta con il nostro speciale BCE, abbiamo visto la decisione della Banca Centrale Europea, l'abbiamo anche commentata, quella di rialzare di 25 basis point il tasso di interesse anche per quanto riguarda il meeting di giugno. Stavamo leggendo il comunicato, le frasi più importanti in attesa delle parole di Christine Lagarde, come sempre farà una traduzione simultanea al nostro Jean Ergas, ma intanto appunto c'è ancora qualcosa da analizzare per quanto riguarda il comunicato della BCE e riguarda le modalità, ecco, attraverso cui il target del 2% viene perseguito. Lo abbiamo sottolineato, eccolo qua. Il consiglio direttivo, ecco, assicura che i tassi di interesse di riferimento della BCE siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi da conseguire appunto un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. E il consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati per determinare il livello e la durata adeguati della restrizione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse seguiteranno ad essere basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i dati economici e finanziari più recenti. Ecco, quindi anche qui Gian ci sta dicendo il comunicato che procederanno step by step valutando i dati macro che di volta in volta usciranno. E un dato macro importante lo avremo appunto alla fine del mese quando verrà fuori il dato sull'inflazione, per Chiaro. verificare se, ecco, diciamo, il trend positivo che era stato individuato nelle ultime due dati, insomma, sì, positivo in minima parte, meno di quello che ci si attendeva, ma comunque un leggero miglioramento, ecco, sia stata una pura casualità oppure se la medicina messa a punto dalla BCE effettivamente dia i primi effetti. Ecco, secondo te la medicina inizierà a funzionare oppure siamo ancora lontani da quello che la BCE si era prefissata? Ma io credo che siamo ancora lontani da quello che si è sempre fissata, perché io chiaramente alla disinflazione non credo. Per me la disinflazione è una storia veramente per bambini, molto simpatica e innocente, tipo Babbo Natale, ossia è lenta, non è lineare. E ricordiamoci anche che questa disinflazione può, ossia, ribaltarsi rapidamente, ci può anche essere un aumento del tasso di inflazione, motivi. Dunque, io credo che la BCE stia dicendo, uno, che i tassi non sono ancora a un livello sufficientemente restrittivo, perché se lo fossero non avremmo questa inflazione che permane forte a livello core. Due, li terranno alti, per cui non fatevi illusioni che noi taglieremo i tassi, che rispecchia perfettamente anche il discorso del buon Powell ieri. Non solo vedo due botte in testa con 50 punti base, ma una volta che ci siamo arrivati, qui non si taglia, ragazzi, per cui chiaramente state buoni, o se no vi metto in castigo. Ossia, questo è un po' il discorso della BCE. Secondo me sì, ci possono essere miglioramenti, ma ricordiamoci che, come dicono il football americano, ossia, a un certo punto sei davanti proprio, diciamo, al loro goal per fare il touchdown, che è l'equivalente del goal, e di famosa frase americana che dicono 5 yards, o anche 10 yard, è molto fango, e quelle sono le ultime 10 yard che ti ammazzano praticamente. Ossia, come il maratoneta che ce la fa fino all'ultimo chilometro, ma quanti crollano all'ultimo chilometro? E Speriamo qui di non fare siamo. la fine di Dorando Pietri, No, no, Gian. no, 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 Ecco, no, no, non che di Dorando proprio Pietri. sulla linea del traguardo stramazzò il suolo, Esatto. venne aiutato e poi squalificato proprio per questo. Ecco, Sì, speriamo di non fare quella fine lì. quelle scene Coubertin, ossia Esatto, proprio le prime esatto. Olimpiadi, se mi ricordo bene. No, per Esattamente. cui chiaramente è molto difficile. Qui c'è un'inflazione proprio insita, estremamente difficile. Sono attese inflattive, no, ma non scendono di poco, sono molto volatili. E chiaramente qui stiamo uscendo anche a lungo termine da un periodo di disinflazione che provante dalla globalizzazione, dal basso costo del lavoro, dalle catene di rifornimento. Motivi politici sono intervenuti, vediamo un sostegno anche su certe commodities, non avremo più questi aiuti, il vento in poppa ci senserà molto di meno. Dunque sono due fattori, uno è quello a breve termine e l'altro è quello a lungo termine strutturale. Chiaro. Ricordiamocelo, molto Gian, importante. mi stanno avvisando dalla regia che si inizia a intravedere del movimento, però insomma con ecco, Lagarde è lì lì per entrare nella sala conferenze e
esprimersi, ecco, su questa decisione, ma intanto nel comunicato restano due righe importanti da Prego. analizzare e riguardano i programmi di acquisto di attività, il PAA, per, diciamo come lo pronunciamo noi, e poi il PEP, il programma di acquisto per l'emergenza pandemica. Ecco, che cosa si dice in queste due righe molto importanti? Il consiglio direttivo conferma che porrà fine ai reinvestimenti nell'ambito del programma di acquisto di attività a partire da luglio del 2023. Quindi in sostanza questo ci sta dicendo che è scampata, possiamo definire così, il pericolo della crisi del debito, giusto, Gian? Ma io credo che sia sicuramente minore e si non temono che riducendo liquidità al sistema tramite, ossia non più, diciamo così, acquisti, ma cominceranno a fare anche il quantitative tightening, sono due cose diverse. Uno è dire io non acquisto più, l'altro è dire io vendo. A questo punto stiamo facendo tutte e due, per cui chiaramente è quasi un controsenso. A questo punto c'è unidirezionale, io riduco netto, ossia in maniera netta, questa liquidità nel sistema. Io non temo che ciò possa portare agli sconquassi, a degli squilibri forti nel mercato dei capitali e provocare anche, per esempio, una crisi del debito. Ricordiamoci, tasso Italia-Germania, spread a 160. Vuoi sapere come fa l'Eurozona? Basta guardare questo spread. 160, appunto, per quale tempo bisogna anche addurre molti diversi motivi, 160, la situazione è tranquilla. E ricordiamoci anche che non ci fu il downgrade di Moody's dell'Italia, che è una cosa importantissima e che loro temevano. Prima ci fu il silenzio di Moody's e poi c'è stato proprio no, non riduciamo, non cambiamo l'outlook. Dunque io credo che sia una situazione anche recessione, sì, tecnica, ma non forte. Mercati dei capitali ci reggono il colpo. E tre, chiaramente c'è ancora una liquidità insita al sistema bancario che permette il rifinanziamento di molte imprese. Ricordiamoci, la domanda di credito in un momento anche di ciclo economico che rallenta, scende e le imprese non fanno investimenti in via capitale e dunque hanno cash. E questa è la situazione attuale. Chiaro. Ecco, Gian, appunto, ti avevo preannunciato prima una zoomata sull'Italia, sulla situazione del nostro paese, perché ci ha sorpreso il fatto che l'Italia, insomma, presenti dei dati a livello macro, a livello anche di prospettive, soprattutto riguardanti il PIL, superiori a paesi come la Germania, innanzitutto, che è stata da sempre definita la locomotiva d'Europa a livello economico, che invece, per i fattori che ci hai spiegato, sta un po', insomma, incassando il colpo. L'Italia invece sembra diventata il paese virtuoso a livello europeo. Ci spieghi come mai e se durerà, ecco, questa situazione? Ma io credo che c'è un effetto leva molto forte. Era il paese più bistrattato nel momento Sì. in cui ci fu, diciamo, questa specie di cambiamento repentino, metamorfosi praticamente da mercato energetico, è quello che più ne beneficia. Se io più risento dell'alta energia, il prezzo dell'alta energia che è alto, più ho beneficio quando scende, perché l'effetto chiaramente a leva operativa è estremamente semplice. Due, c'è anche un governo, secondo me, sta facendo una politica dal punto di vista fiscale, che è stata abbastanza prudente, come dice sempre, ci vuole un governo di stile radicale per fare una politica conservatrice, perché è l'unico governo che la può imporre, diciamo, alla popolazione in toto. Questo è estremamente importante, e anche perché c'è una domanda forte. Noi siamo l'Italia, è un paese del forte risparmio. L'Italia non è un paese che soffre di liquidità, è un paese che soffre di bassa crescita. Sono Sì. due Ecco, cose completamente diverse. paese di forte risparmio che soffre anche di mancanza di investimenti, perché questo è un po' un Chiaro. trend, no? Degli italiani, proprio del popolo italiano, quello di, utilizzo questa espressione metaforica che viene dal passato, cioè mettere i soldi sotto il materasso senza decidere invece, di, fare qualcosa di questo tesoretto. È una questione di mentalità, Gian, potremmo mai cambiarla? E soprattutto, ecco, ci dai in una situazione di questo tipo, incerta e imprevedibile, magari un suggerimento per smuovere un po' le nostre finanze? Ma io credo che effettivamente uno c'è il punto di vista fiscale, che uno può dire guarda io inserisco l'imposizione su certi tipi di investimenti, per esempio, o anche non so, le polizze vita con una componente investimento a lungo termine, così via, questo può aumentare, ossia però non è che da lì sparta proprio quindi il rendimento fruttifero. Secondo me ci sarà una situazione tipo Giappone dove c'è moltissima liquidità e bassa crescita, ma la cosa più importante è quella, ossia è non far fallire le banche, ossia alla fine quello che conta è la liquidità. Secondo me c'è un problema proprio a livello strutturale che è molto più grosso e questo governo sta tentando di risolvere, che è la mobilità del lavoro, che dovrebbe facilitare le assunzioni e il retraining delle persone, perché lì è un punto estremamente importante e c'è un fattore strutturale a lungo
lungo termine, che l'Italia è un paese di piccole e medie imprese che non riescono a competere su scala con i grossi gruppi. Il mondo oggi è fatto da grossi gruppi. O cominciamo a fare una questione di consolidation e creare grossi gruppi che sono al di fuori del settore della moda, o qui non ce la facciamo. Estremamente semplice: small is not beautiful, piccolo non è bello. Globalizzazione, grosso è bello, grosso economie di scala, grosso cash flow, grosso può competere. Questo è un paese che ha molta difficoltà nel competere su scala mondiale, secondo me. Ecco, a proposito di scala mondiale, abbiamo detto, hai citato il Giappone e lì proprio io ti voglio portare, cioè in Asia, perché abbiamo parlato di Stati Uniti, abbiamo parlato di Europa, ma ovviamente essendo in un mondo interconnesso e globalizzato, dobbiamo, no, spostare l'occhio anche verso est, soprattutto verso la Cina, perché ci sono gli ultimi dati macro che rallentano un po', frenano un po' l'ottimismo. Avevamo creduto, ecco, che la Cina potesse ripartire in questo 2023 con l'acceleratore pigiato, invece i dati macro ci dicono un po' non il contrario, ma comunque ridimensionano le aspettative. Ecco, questo passo lento della Cina come potrebbe influenzare il mercato globale? Ma io penso a due punti. Uno, non credo effettivamente, io non ho mai creduto a questa grande ripresa in Cina, per un motivo estremamente semplice, che è un governo che non sta al gioco. Il governo sta facendo di tutto per ridurre la leva finanziaria all'interno del sistema e fanno benissimo. Dunque, sono ancora uno sgonfiamento dei valori immobiliari, dunque dell'effetto ricchezza e dunque del consumo. Ossia, se noi guardiamo invece effettivamente i servizi in Cina, si stanno lentamente riprendendo. Quello che non si sta riprendendo è l'investimento in via capitale e il manifatturiero. Allora, io dico questo, dico uno, questo non è la Cina di 30 anni fa. Questo non è un paese che vive solamente di export, ossia il loro pane oramai è interno. L'export è importante, ma è importante non più quel fattore determinante. Quello che può avere come impatto, dunque, questo è Cina su Cina, quello che può avere come impatto è per esempio certi tipi di esportazioni da parte di certi paesi europei. Sono due fattori qui. Uno, per esempio, è il settore lusso o il settore macchine, per esempio, automobili. Questo chiaramente ha un suo andamento ciclico. Poi proprio c'è un fatto non ciclico ma strutturale, che è che la gran parte dell'investimento in via capitale per costruire la Cina già è stato effettuato, dunque questo fa rallentare la Germania che esporta le macchine per fare le macchine. Non so se mi spiego, proprio a base infrastruttura industriale. Io non credo che abbia un grosso impatto, riusciranno sempre a fare il loro 5%, gli investimenti in via capitale continuano, io non ritengo che gli stranieri forse non aumenteranno la loro esposizione investment diretta in Cina, ma non si ritirano, non ci sarà un fuggi-fuggi. Questo è un paese che secondo me ha una sua dinamica sottostante autoctona a questo punto e che si sta lentamente sganciando da quello che fu il precedente modello che era export e tra l'altro non solo export, ma quando l'export non funzionava svalutavano la valuta. Questo fu il caso del 2015 causando scompiglio, non hanno più interesse a fare ciò. Chiaro. Jean, allora ti devo dire che Christine Lagarde, come tutte le grandi donne, in realtà si fa attendere. Avevamo segnato l'orario delle 14:35, ora naturalmente italiana di riferimento. In realtà dovrebbe partire tra pochi minuti la conferenza alle 14:45. Quindi facciamo così, io ti lascio rifiatare ancora un attimo, facciamo un'ultima pausa pubblicitaria e poi torniamo con le parole di Christine Lagarde. Grazie. Grazie a te.